Nell'area dell'euro il quadro congiunturale è chiaramente insoddisfacente. Dalle informazioni disponibili si può desumere una crescita economica pressoché nulla nei mesi estivi. In realtà è appena uscita la stima flash che dà una leggera pressione di 0,1%. L'attività è fiacca nella manifattura e si sta indebolendo nei servizi. Le indagini della Commissione europea rilevano un deterioramento della fiducia dei consumatori sia sulle prospettive economiche a breve termine sia su quelle della propria situazione finanziaria. Il mercato del lavoro continua a tenere, ma emergono primi segnali di rallentamento dell'occupazione. La dinamica dei prezzi, che in larga parte ancora riflette le offerte esterne, è in deciso calo. In settembre l'inflazione al consumo è diminuita al 4,3%, un livello inferiore alla metà del picco osservato un anno fa, 16%. È appena uscito il dato di ottobre e dal 4,3% sono passati al 2,9%. La recente più contenuta flessione della componente al netto dei premi alimentari energetica, inflazione cosiddetta core, scesa in settembre al 4,5% e in ottobre al 4,2%, conferma che le pressioni inflazionistiche si stanno gradualmente riassorbendo. La crescita dei salari, pur robusta e più eterogenea tra paesi, si mantiene nel complesso dell'area in linea con le attese. Si tratta di segnali positivi, anche se l'inflazione, soprattutto quella core, resta ancora su livelli elevati e va attentamente tenuta sotto osservazione l'evoluzione di tutti i fattori che la sostengono.